donna e femmina, indifferentemente. Come dice una vecchia antica canzone. Usava donna e femmina indifferentemente. Poi però c'è stata una specie di divisione dei due significati, cioè donna è diventato domina. Donna, esattamente, ma è diventato marginale. E nell'uso più corrente, femmina ha preso il sopravvento. E spieghiamo perché. C'è un motivo, perché a parte sì. Esatto, c'è la famosa scena dei guappi quando Fabio Testi prende a schiaffi, credo la carina. Che dice tu sia femmina mia, fanno questa scenata di gelosia terribile, si prendono a schiaffi e poi dopo si baciano, insomma. L'idea qual è però? Perché c'è questa divaricazione? Perché questa divaricazione tra donna e femmina, la lingua napoletana la prende in parte dal latino. Scusate. La prende in parte dal latino e in parte la prende dal, diciamo, dalla lingua doc e dalla lingua latina, cioè dal provenzale, dal francese antico. Perché è vero che femmina deriva dal latino femmina, però è vero che donna, in realtà, in latino non esiste. Cioè, esiste, ma esiste come domina. Allora, l'idea qual è? È che in quella cultura francese si sviluppa un rapporto uomo-donna alla stessa maniera come se ci fosse un rapporto tra il cavaliere e il suo signore, tra il cavaliere e il feudatario. E infatti, nella lirica medievale, in genere, o si usava donna, o si usava madonna. Madonna. Madonna in realtà cosa significa? Significa la mia donna. Mi dons, cioè la mia signora. La mia signora. Ecco perché c'è questa divaricazione. Ovviamente, col tempo questa divaricazione d'uso diventa anche una divaricazione di significato, perché la donna colta nei suoi aspetti di gentilezza, di bellezza d'animo, di nobiltà diventa donna, ricordate Dante, la donna mia quando ella altrui saluta, tanto onesta pare. Attenzione a intonare bene il pare, perché potrebbe cambiare significato. Però diciamo che accanto alla donna angelo c'è anche la parte scura, la femmina. E infatti la femme fatale. E infatti già per esempio, quindi la femmina cos'è? È la donna di bassa condizione, è la donna di bassa moralità. E nella letteratura medievale c'è molto questa differenza, si sente, si coglie. Faccio solo un esempio. C'è una novella, in una raccolta anonima, poi riordinata da uno scrittore Masuccio Salernitano, la novella 54, per essere precisi, che parla di un piovano, il piovano Porcellino. Questo piovano Porcellino in realtà non è esistito, diciamo che forse probabilmente era un soprannome dovuto, insomma, a una lite tra fazioni. Comunque, questo parroco viene denunciato al vescovo, suo vescovo Mangiadone, che è esistito a Firenze effettivamente, perché veniva accusato di mal governare la parrocchia per cagion di femmine. Ma il punto qual era? È che questo prete, dovendo andare dal vescovo e dovendo sostenere un processo canonico, chiaramente era tutto preoccupato, tutto arrabbiato. Anche parlando con i suoi camerieri, disse: vabbè, ma non ti preoccupare, perché guarda che il vescovo fa la stessa cosa. Tu mettiti sotto il letto
vedrai che stasera accadrà qualcosa. E in effetti il prete si nasconde sotto il letto, in una camera da letto del vescovo, e accade quello che accade. Cioè il vescovo riceve nella sua casa, nella sua stanza, una donna, una femmina, che praticamente lo ricatta. Dice: io sono stanco delle tue impromesse, cioè delle promesse che non mantieni, quindi voglio i soldi. Mentre il vescovo va a prendere i soldi nell'armadio, il prete, il primo porcellino, esce fuori e dice: cos'è sta cosa? Perché tu mi rimproveri quello che fai tu stesso? Fate quello che fai. Esatto. E poi la vicenda, insomma, finisce con un falso rimprovero, che dice il vescovo: ok, abbiamo sbagliato tutte e due, ma io ti devo rimproverare comunque, quindi domani tu avrai il tuo processo, e perché ovviamente io devo, non posso perdere la faccia, ti devo rimproverare. Dire una cosa.